Soldato, andrà meglio la prossima bet sfida. Stiamo giocando la box build, giusto? Troveranno la botolina? Tu ne hai più di... Sì, ne ho 9. Allora, ce ne sono 5 per tutti quelli che sono nello streaming. Un attimo che... Ce ne sono 5 per chiunque è nello streaming. Quindi chiunque nel mio canale può usare quelli. E ce ne sono 9 per chi è sabbato. Buono, abbiamo dovuto far usare comunque il God Pallet. Questo è veramente buono. God Pallet inizio partita è buono. Ha laggato fortissimo. Sta laggando forte, raga, sto server. Mi parte tipo in ritardo la catena. E non solo parte in ritardo, ma tipo scatta mentre vado in ricerca. E questo ogni volta mi fa perdere un sacco di tempo. Ora devi venire con me. Dobbiamo stare attenti a dove prendo la box adesso. È partita la box, adesso lo snowball è solo dato dalla box. Lì ce n'è uno davanti a me che mi è corso. È lei? Sì. Grazie alla box. Madonna, quanto lagga, raga, sto server, però. È la live che lagga. No, la live non sta laggando. Twitch rotto? Penso che completamente la live. Quando hai detto che stavi la... Devo tipparmi. You summoned me. I game. Came. No, vabbè, Snake. Beh, il tuo nome è proprio Jeff. A me non lagga. Vedi, non è la live. Ah, c'è Decisive. Ma ancora? Perché 60 secondi erano passati da un pochettino anche, eh. Comunque il Chernobyte mi sembra easy come killer. Assolutamente no. Immaginate l'abilità della Nurse Feldrin, ma senza lo stesso guadagno quando hitti qualcuno. Ok, occhiamo lei intanto. Good suffering. I'll tear your soul. L'ho vista quella che stava facendo il gen. Facciamo sto gen. Prendiamo qualche secondo nel gen. Il signor Ghostface, grazie del follow, benvenuto fra i serpentelli. Spero che ti troverai. Fa, come è stato bene qui con noi. Il trapper è difficile da giocare? Non puoi definire difficile da giocare un killer che è debole, Feldrin. Difficile da giocare è qualcuno che ha meccaniche difficili. Il trapper non è difficile da giocare. Ti basta sapere un minimo la meccanica di come piazzare trappole. Ma il killer in sé è facile da giocare. Diventa difficile perché il killer è debole. Non mi puoi dire che una Nurse o una piaga sono facili da giocare. Peccato, posso rimanere lì. Nice.
Ciao Naglu, ma buonasera caro, benvenuto, come stai? Le hit della NUS sono illegali, però devi saperlo comunque giocare. Questi mi sono trovando tutti i nomi strani. Difficile vincere e non giocarlo, esatto, quello sì. Lei è dead, vero? Sì, non parlare, dai. Li costringiamo a droppare il God Pallet. Non sapevo se riuscivo a passarceli in mezzo. Scusa, ma perché non l'ha bloccato le catene? Vabbè, dai. No, no, don't do that. Ciao Don, salve Salvino, benvenuto Don, come stai? Dovrei prendere un po' di scorgio. La bambina la chiamerò Gino. Onesta. Vedo che è arrivato un po' così all'improvviso. Cioè oggi tra i miei problemi... Sì, è vero, è arrivato un caldo disumano. Da noi c'è un caldo disumano. Nice. Che bello, con quel cappello vedo che sta andando per il Volt. Perché ha un cappello altissimo e quindi si vede attraverso i muri. Quella skin è letteralmente se vuoi odiarti a giocare sto gioco. Se ti odi giochi sta skin. Cappello traditore. Che rank sei? Sono ieri uno su entrambi Surf e Killer. Ma forse sul Surf sono ieri due al momento in realtà, però non ci gioco tanto, quindi... Ma è un bel cappello, sì, ma è gigab enorme anche. Vivendo a 33 minuti da voi direi che la temperatura è più o meno quella. Eh sì. Oh. Non ci arrivo, vero? Vabbè. The box. You opened it. Ah, game. Ciao Scarlett. Buonasera cara, benvenuta. Come stai? Comunque ha smesso di laggare. Ma che cazzo fai, cioè? Comunque, change my mind, l'animazione di Pinhead quando grabba fuori da un armadietto è la migliore. Tutto a posto, grazie Scarlett. Non so cosa sia l'MMR. L'MMR sta per Matchmaking Rating. Sostanzialmente è in DBD, ma è come anche in altri giochi, un numero nascosto che indica, diciamo, la tua bravura e la tua skill del gioco. È nascosto, quindi... Ma non era Dead or Nuke, Jeff? Che indica la tua bravura nel gioco, appunto. Ma appunto, essendo un numero nascosto, non lo puoi sapere quant'è. Però diciamo che lo puoi capire in base anche alle ore che hai in game, più le ore che hanno gli altri, insomma. E quando ti trovi qualcuno contro, se sa o meno giocare, più che altro è quello. La Locker Tech. Sei fuori con l'Antras? Me la cavo. Ci sono un paio di video e clip, se volete, anche su YouTube, ragazzi. Se volete anche più informazioni visive anche di come lo gioco. Però sì, me la cavo. Gen stanno partendo raffica. Glielo facciamo fare. Okay. Adesso, glielo stavo facendo fare per cortesia. Tu non vieni qua e fai un cazzo di body a rompere i coglioni, porco due. Stronza di una Fang. Per cortesia proprio glielo stavo lasciando. Tanto era morta. Almeno glielo ho lasciato fare. Sapeva di non sapere, non sapeva dove andare probabilmente o cosa del genere. Un cecchino con l'accetto, ogni tanto sì, ogni tanto meno. Me la cavicchio. Beh, è iniziata la box, è ottimo. La chain hunt. Non ci arrivo forse, però... No. Però di riuscire a evocarla in tempo. Per rallentare almeno, fargli fare un medium volt e non un fast volt.
Ma perché la box spawna sempre dalla parte opposta della mappa? Minchia, che sfiga. Sei stato generoso. Vabbè, ma quando stanno facendo il coso glielo lascio sempre fare di solito. Tanto non è che mi costa tanto aspettare un secondo e mezzo in più. Che altro so quanto è odioso fare quelle quest, quindi perché non fargliela fare la quest, capito? Ho provato. Di solito, glielo lascio sempre fare di solito. Vabbè, oh. Coerenza prima di tutto, no? Devo abbandonare lo sto chase. Fuck. Peccato. Non sono riuscito a grabbarlo. Sta cosa che non puoi calciare il gen su un surve lo sto facendo comunque. È davvero ridicolo, non smetterò mai di dirlo. Due kill, forse riusciamo a prendercene una terza. Forse. Vorrei vedere bene la porta, ma non sei da una sega. Oh. Proviamo anche a prendercene quattro, forse. Se la slaghiamo questa. Sì, dovremmo prendercene quattro. Venga qui, signorina. È un dio gentile. Pensavo un po' prima per cena, che c'è mia sorella oggi. Buona cena. Ciao, capito? Buona cena a te e buona serata. Esatto, rank, una volta il rank era l'MMR, ormai non più. Indica solo quanto tempo hai giocato, esatto. Indica quanto non hai perso le partite, in pratica, e basta. Anche perché non potendo scendere dai Iridescent 1 a, o dai Iridescent 4 a Gold, da Gold, da Silver, eccetera, eccetera. È letteralmente semplicemente un modo per dire quanto hai giocato a DBD nell'ultimo periodo. Io ho 300 ore, ma killer contro a volte hanno 4000. Vabbè, quello perché l'MMR fa, è fatto anche male ogni tanto. Però io in media proprio mi trovo di survivor che in totale hanno 10.000 ore. In media. Cioè in totale, nel totale loro hanno 10.000. E la media è che a che sempre, in ogni partita, hanno questa, questo totale. Ok, so, spero spiegato bene. Comunque venire uno. Infatti non ti dice neanche più. Oh no. Oh no, un po' solti. Non posso farlo leggere, raga, perché questo Salty è bannabile su Twitch, quindi mi spiace.